E tanti altri ce ne sono da risolvere e ha preso atto ovviamente del risultato di domenica e è andato a consegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Secondo lei i tempi come si dovrebbe svolgere ora la cosa? Ma questo lo deciderà il Presidente della Repubblica, io auspico che siano tempi rapidi perché bisogna dare a questo Paese un governo nel pieno delle sue funzioni perché appunto tanti fascicoli sono aperti, tanti problemi che riguardano la vita dei cittadini e delle cittadine che bisogna affrontare e risolvere. Renzi si dovrebbe dimettere da segretario del partito come chiedono alcuni, chiederete anche il congresso al più presto? Assolutamente no. Renzi responsabilmente, perché questo era l'impegno che aveva assunto con se stesso, va a rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda la funzione di segretario del partito, mi pare che la direzione è stata molto chiara, così come il segnale che arriva da tanti iscritti, da tanti dirigenti, da tanti militanti del nostro partito. Chi deve fare un'analisi e riflettere seriamente, chi ha ritenuto di assumere delle scelte nella direzione del partito nei mesi passati, di votare in Parlamento e di chiedere ai cittadini di fare il contrario di quello che loro hanno fatto nelle sedi istituzionali. Renzi è stato coerente, ha avanzato una proposta, su quella proposta ci siamo espressi e siamo tutti responsabili delle decisioni che abbiamo assunto. Mi pare che il voto di domenica ha detto delle cose molto chiare, sicuramente il sì è stato sconfitto, ma altrettanto sicuramente il Partito Democratico non ne esce indebolito, nonostante ci siano state delle persone, dei dirigenti, alcuni militanti che irresponsabilmente hanno ritenuto anche volgarmente di festeggiare la sconfitta di quello che era il loro Presidente del Consiglio. Viceministro, mi scusi, Emiliano ha detto su Facebook che è stata fondamentalmente una mortificazione della democrazia, quella dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, anche per i pochi minuti, visto? Ci sono quelli che hanno scelto di avere il ruolo di contestatori di professione. Il Presidente del Consiglio, il segretario del Partito Democratico, è andato nell'organismo del suo partito, ha comunicato che è convocato permanentemente l'organismo e ha comunicato anche che andava a rassegnare le dimissioni. Oggi la comunicazione era questa: nei prossimi giorni ci sarà tempo e modo per affrontare, perché tanti abbiamo tante cose da dire e da riflettere sull'esito che c'è stato il domenica scorsa. Ci sarà il tempo e sicuramente il Presidente della Regione Puglia, come tanti altri, come anche noi che abbiamo sostenuto il sì, abbiamo voglia di confrontarci e di discutere sul merito delle questioni.